una partita strana, molto strana, perché Cosenza gioca, si trova sotto di 2 gol, riesce a raddrizzarla e poi nel finale arriva il gol di vittoria. Però un Cosenza che secondo me ha fatto una buona prestazione. Nel calcio purtroppo si va dietro sempre al risultato e il risultato ti penalizza oggi, ti penalizza, merito a loro che l'hanno vinta, però se poi uno vede anche i dati della partita, i 20 tiri, 21, e la differenza poi fa il risultato, è quello che conta. Ma c'è stata una prestazione importante, c'è stato secondo me un grande lavoro e poi secondo il risultato più giusto forse era un pareggio. Abbiamo perso, merito a loro, ma c'è stato un buon Cosenza, senza ombra di dubbio. È venuto qua a giocarsela, pressato, ha accettato uno contro uno, si è trovato sotto di 2 gol, poteva aver fatto gol anche lei il primo tempo, ha avuto le occasioni. Il palo, la grande parata, l'occasione sbagliata. Poi siamo stati bravi a recuperarla, i calciatori, bravissima la squadra. Poi l'abbiamo persa all'ultimo minuto sul calcio d'angolo. Dispiace, ma c'è la prestazione, c'è tutto in una partita bella che meritavamo qualche cosa di più. Aspettava un Mantova così, mister. Non mi aspettavo un Cosenza così oggi a Mantova che secondo me ha fatto una grandissima partita. Mantova forte, lo sapevamo, ma il Cosenza, essendo un progetto completamente nuovo, venire qua e fare questo tipo di partita, secondo me è da sottolineare la prova della squadra, dei calciatori. Venire qua e per certi versi meritare qualche cosa di più, c'è da sottolineare la prova della squadra. Due rimesse della partita poteva essere forse Ma l'abbiamo avuta. Abbiamo preso il gol sul calcio d'angolo, non so neanche se era calcio d'angolo, però merito a loro che ci hanno creduto, ci abbiamo creduto anche noi. Ripeto, è stata una grande partita. Onore al Mantova che l'ha vinta, meriti al Cosenza per la prestazione che ha fatto, per le idee che ha messo in campo, senza ombra di dubbio. Mister, che livello di crescita ha visto rispetto a domenica scorsa con la Cremonese Oggi della sua squadra? Poi la volevo informare, forse lei non lo sa, i nostri tifosi non hanno tifato, non hanno messo le persone, perché è arrivata una tragica notizia di una tifosa. Forse sarebbe stato bello questo risultato da dedicare. lo sapevamo, ci hanno informato prima del riscaldamento, alla fine del riscaldamento. E volevamo, questo è un gruppo sano in questo momento, volevamo anche per questo, ci abbiamo provato, abbiamo dato tutto. E che livello di Ci crescita ha visto? dispiace, ci abbiamo la Ci morte, mancherebbe, mister. Che livello di crescita ha visto rispetto alla Cremonese? abbiamo commesso qualche errore sul primo gol, che secondo me è evitabile proprio per una lettura individuale diversa. Dice anche una lettura di reparto che potevamo fare meglio. Ma c'è stata. Oggi la squadra, secondo me, ha fatto un gradino in più ancora sotto il profilo della prestazione, dei passaggi, della qualità. Però purtroppo poi ti ripeto, le ripeto, conta il risultato e il risultato ti penalizza. Forse oggi, secondo me, abbiamo giocato addirittura meglio di domenica sotto il profilo estetico, sotto il profilo. Però poi quello che conta è quell'altro e oggi ti penalizza. Livello di tenacia, mister, il manto di Cosenza sembrano due squadre gemelle. È stata una bella partita, penso che il pubblico fantastico se la sia goduta. È stata una bella partita di Serie B, da due squadre che se la sono giocata a viso aperto e questo va sottolineato. E voi che avete vinto ve la godete, però c'è stato sicuramente anche un bel Cosenza. È stata una partita, due squadre che sicuramente se la giocheranno in questo campionato. Poi non sappiamo quale può essere il futuro, nessuno, però sicuramente abbiamo due idee. Parlo per noi, ma anche il Cosenza. Abbiamo due idee e poi vediamo quello che succede. Però sicuramente
Siamo due squadre che danno tutto e vogliono fare la partita.